Le indagini sull'attentato a Manchester. Il kamikaze autore della strage ha con tutta probabilità ricevuto addestramento dall'ISIS in Siria. E questo, secondo alcune informazioni che sono state raccolte nella fase preliminare dell'inchiesta da parte della CNN, che ha citato fonti americane. Intanto si stringe il cerchio sui misteri dell'attentato. Secondo il capo della polizia Hopkins, in una nuova conferenza stampa tenuta a Manchester, ha messo in evidenza che sono stati arrestati altri elementi di spicco, a rassicurare ovviamente l'opinione pubblica sul fatto che gran parte della cellula jihadista è stata scovinata. Intanto, tra Stati Uniti e Gran Bretagna c'è stata fibrillazione al vertice della NATO, soprattutto dopo la furiosa reazione britannica in merito a un articolo pubblicato dal New York Times, in cui sono stati mostrati pezzi inerenti all'esplosivo utilizzato. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, a colloquio con Theresa May, ha detto che i colpevoli della fuga di notizie dovranno essere perseguiti con il massimo della pena.